La pillola che intendo somministrare oggi è Autoritarismo, che completa la trilogia delle pillole su fascismo e totalitarismo. Nelle sue linee generali, il concetto di autoritarismo sta ad intendere una degenerazione del principio di autorità. Il principio di autorità è un principio fondamentale delle società, per la comprensione delle società umane ed in particolare di quelle moderne, perché è un principio che insieme al principio di libertà ci fa capire la formazione del patto moderno, la formazione dello Stato moderno. Non è qui ovviamente la sede per fare una discussione più approfondita sull'autorità e sulla sua relazione con l'autoritarismo. Ci limiteremo a parlare del concetto così come è stato ripensato, rielaborato negli anni 60, quindi nel pieno della guerra fredda, per cercare di comprendere e classificare dei regimi, delle dittature che non si associavano a quelle dittature totalitarie, a quei caratteri totalitari che Hannah Arendt aveva individuato nel nazismo e nello stalinismo. Quindi negli anni 60 la questione verte sul fascismo italiano e soprattutto a partire dai contributi di Juan Linz, scienziato spagnolo, sulla questione degli altri regimi che si ispirarono al fascismo, quindi il franchismo, il salazarismo e poi le dittature latinoamericane tra le due guerre mondiali, quelle militari degli anni 60-70 e anche le dittature militari nell'Africa, nei processi di decolonizzazione dell'Africa. Quindi già possiamo capire una cosa: l'esigenza di pensare l'autoritarismo come una categoria autonoma, capace di esprimere, di classificare regimi che non sono associabili al totalitarismo. Wallins ne dà una definizione. Secondo lo studioso spagnolo, l'autoritarismo è caratterizzato da una mentalità, non necessariamente il partito unico, può essere un gruppo, una elite che si impossessa del potere, non è necessariamente un partito che mobilita la società, ma che esercita un controllo sociale e autorizza un pluralismo limitato. Ovviamente utilizza il terrore, utilizza la censura, la propaganda e altri strumenti di coercizione, ma non necessariamente, e questo è un punto fondamentale, non ha un progetto di sterminio di razza o di classe. Questa definizione, che è stata importante sino agli anni 70-80, è stata poi ripensata soprattutto per quanto riguarda gli studi sul fascismo italiano. Emilio Gentile ha contribuito giustamente a dire che il fascismo è un regime totalitario caratterizzato non per una mentalità, ma per una ideologia, e questo mi sembra il contributo fondamentale, quindi superare la questione della mentalità autoritaria con la questione di una specifica ideologia elaborata dal fascismo. E per chiudere, rinnovo quello che già ho detto riguardo al totalitarismo. Si tratta anche nel caso dell'autoritarismo di un ideal tipo. I regimi tendono al controllo della società, ma deve sempre, il grado di totalitarismo o di autoritarismo deve sempre essere misurato in base al livello di consenso che i regimi hanno per potersi garantire al potere. Per cui è sempre fondamentale capire nella parabola, nell'evoluzione di un regime,
epoche, le fasi in cui il regime stringe il controllo in una forma più totalitaria e le fasi in cui apre ad un pluralismo limitato. Per cui il suggerimento è sempre pensare totalitarismo e autoritarismo come due modelli che devono essere poi misurati nella realtà concreta dei regimi che si presentano sempre come dei regimi in azione.